Con The Boat Show siamo a Carrasco, nel loft italiano di North Sails, la più grande veleria del mondo. È stata fondata nel 1957 da Lowell North, un grande campione olimpico, timoniere di Coppa America, che a San Diego ha aperto il suo primo loft. Una delle chiavi del successo, forse questo cognome, North, un punto cardinale. North Sails ha decine di loft in 29 diversi paesi. Ci sono alcuni stabilimenti centrali che distribuiscono poi il materiale ai loft, dove vengono costruiti i materiali e tagliate le vele. La sua tecnologia principale è quella del 3DI. Le vele vengono costruite in pezzo unico su uno stampo maschio e le fibre vengono distribuite secondo la mappa degli sforzi che ogni vela deve sopportare. North Sail è il leader mondiale nella produzione di vele, nel sail making. È un gruppo internazionale, fa parte del North Marine Group insieme a Southern Spar e Future Fiber. Solo per quanto riguarda la produzione delle vele, è un gruppo che a livello mondiale fattura circa 130-140 milioni di dollari. Fin dal fondatore Lowell North, la tecnologia è stato il cardine di questa azienda. Tutto è sempre stato basato e creato intorno alla tecnologia e all'innovazione. Di sicuro il brevetto 3DL è stato uno dei brevetti più innovativi nell'ambiente del sailmaking, della nautica. A seguire il 3DL è arrivato il 3DI, che dalla Coppa America, dall'America's Cup del 2007, era un brevetto pensato dal team di Alinghi, che poi ha vinto la Coppa America. È stato preso in pancia da North Sail e sviluppato nella sua origine. Ormai sono passati tanti anni, c'è stata una grossissima evoluzione e ancora oggi è il nostro prodotto di punta. E per darvi un'idea, sono le vele che sono appena state utilizzate nella recente America's Cup dai tre team che sono risultati i primi tre in classifica. E non dimentichiamoci anche dalle barche della Vendée Globe, che hanno finito poco prima dell'America's Cup il loro giro del mondo, piazzando le prime 5 barche che sono arrivate in assoluto con questa tecnologia. Beh, la North Sails è, come tutte le aziende, è fatta di persone, è fatta di uomini, e direi che è un concetto che è iniziato sin da subito con Lowell, che aveva comunque il suo gruppo di tigri, no? Di Tigers, il suo gruppo di persone di eccellenze della vela mondiale. E North Sails ha continuato questo percorso, ha sempre cercato di contornarsi dei velisti, dei velai, degli ingegneri, delle persone migliori in un ambito che è un ambito molto specifico, perché la vela naturalmente può attingere da realtà simili o similari, tipo l'ingegneria aerospaziale piuttosto che l'ingegneria meccanica, ma alla fine il tutto deve essere molto specifico, perché è un argomento molto specifico. Il filo conduttore dopo Lowell North è stato quello di avere comunque persone che hanno proseguito la visione, sicuramente Tom, che è stato uno dei primi delle prime tigri scoperta da Lowell in Coppa America, ha cercato di trasmettere questa visione, questa filosofia alle nuove, chiamiamole nuove leve, che sono poi Ken Reed, che sono i Gary Wiseman, e che sono oggi trasferite alla nuova generazione di cui anch'io faccio parte. Ma dunque, la North Sails è sempre vista come l'innovazione nell'ambito dei tessuti, dei materiali. In realtà quello che è forse il vero valore aggiunto e l'enorme sforzo che l'azienda sta facendo da innumerevoli anni è nella definizione di tutti quegli strumenti che servono alla parte progettuale. Forse non è così noto che oggi progettare un'imbarcazione da regata, ma anche di grandi dimensioni da crociera, è quasi impossibile senza strumenti che definiscono in maniera preventiva quelli che sono i parametri del piano velico, quindi le dimensioni del piano velico e la capacità che ha l'imbarcazione di sfruttare il piano velico per trasformare la potenza del vento in avanzamento.
sino ad arrivare all'estremizzazione che si è vista nell'ultimissima edizione dell'America's Cup, dove addirittura tutta la parte idrodinamica delle imbarcazioni volanti, quindi foil e gli elevator sui timoni, vengono progettati e concepiti grazie alle matrici aerodinamiche che vengono date dalle vele. L'ultima applicazione che il 3DI ci ha consentito di sfruttare è la struttura Helix. Questa struttura permette di sorreggere un carico maggiore quando la vela vola. L'Helix è una soluzione intrigante perché precedentemente le vele non sostenevano il carico del rig dell'albero, dell'armo della barca. E invece c'è una nuova generazione di barche che incominciano a scaricare sulle inferiture delle vele, dei fiocchi o dei cozzero, il carico che una volta era ad appannaggio degli stralli. Questo strutturare le vele 3DI in modo che prendano parte del carico dell'armo fa sì che tu abbia un albero più leggero, degli stralli più leggeri, del sartiame più leggero. Alcune barche stanno navigando senza stralli. Allora, qui abbiamo un po' la storia del tessuto per le vele in quattro pezzi, nel senso che il tessuto si è evoluto negli anni, si parte dalle origini, dove si usavano dei cotoni in trama e ordito. Questo, per esempio, è un Dacron, questo è un trama su ordito, ovvero abbiamo il tessuto che è orientato secondo due direzioni. È un tessuto tendenzialmente, chiamiamolo povero economico, però che ha fatto la storia dello yachting negli anni, ha un suo appretto, cioè una sua resinatura che è quella che poi tiene i fili in posizione. Passiamo a quello che poi è stata la prima grande evoluzione anche in Coppa America, anche nelle manifestazioni di alto livello, che sono i laminati. I laminati non sono altro che un trama su ordito con all'interno un film. Questo film riesce a rendere il tessuto forte in quella direzione dove il trama ordito è un po' deficitaria, che è il diagonale. Qui abbiamo un Cuban Fiber prodotto da un'azienda che si chiama Cubitec, che ormai è del gruppo Nort, ma che nasce come fornitore per le forze armate americane. Questo è un tessuto che nasce come rivestimento interno dei sistemi lanciamissili, è in grado di resistere a fortissime pressioni di espansione. Fino al nostro prodotto, noto e oserei dire rivoluzionario, che è il 3DI. Il 3DI che è un materiale composito a tutti gli effetti, quindi non ha niente di diverso da quello che vediamo per esempio sui profili aerodinamici delle Formula 1 o dei caccia stealth. Sostanzialmente sono vari strati di fibra orientata secondo la linea di maggior carico, quindi unidirezionale. Su questo prodotto c'è un piccolo aneddoto, infatti è un prodotto che è stato sviluppato in Coppa America dal team Alinghi tramite due ingegneri svizzeri, guarda caso come nel caso del 3DL. Comunque un prodotto molto particolare, molto complicato da realizzare, ha delle potenzialità enormi, tant'è vero che non viene usato solo nelle vele, ma effettivamente tramite l'impiego di resine diverse viene usato anche per profili rigidi. Pezzi di carbonio che oggi vediamo sui profili alari per vari impieghi, dalla Formula 1 all'aeronautica, anche ai catamarani con le ali rigide, sono fatti col 3DI in versione rigida. E devo dire che è una grande rivoluzione, perché riusciamo ad avere una vela stampata in tre dimensioni con la sua forma senza l'impiego di nessuna laminazione. Questa è una laminazione che nel momento in cui il composito si consolida non è più reversibile, per cui non esiste più il problema della delaminazione e la fibra viene messa solo dove è necessaria, per cui i rinforzi sono interni, le tasche delle stecche sono interne e soprattutto il disegnatore può essere quasi certo che la sua struttura, la sua forma verrà supportata dalla struttura in maniera adeguata. L'aspetto delle velerie non è cambiato negli anni, nei decenni, nel senso che il mestiere poi è abbastanza rimasto invariato. Chiaramente si cerca di migliorare l'aspetto del lavoro in ogni sua specificità, per cui anche l'utilizzo delle macchine, il loro posizionamento, cerca di andare verso a risolvere l'esigenza
della movimentazione delle vele. Ora qui abbiamo un esempio di una macchina rotante, cosiddetta rotation pit. Questo è il container che North Sails porta sui campi di regata. Dentro ci sono le macchine per cucire, i materiali per le riparazioni. Ovviamente quando ci sono le regate si lavora soprattutto durante la notte. La visita a una veleria per un velista è sempre un momento di fascino. Vedere le vele stese sul legno del pavimento, le macchine da cucire, i materiali è sempre qualcosa che ci avvicina al mare e alla barca. Sapere che saranno il motore delle nostre vacanze è ancora meglio.